Giulio Glorioso è stato il più grande lanciatore di baseball italiano. Per ricordarne la memoria, Stefano Lesti e Corrado Croce hanno scritto il libro Il Glorioso. L'idea nasce grazie al presidente della Lazio Baseball e Softball, Giuseppe Sesto, e grazie a me, che sono il responsabile della comunicazione, appunto, della prima società baseballistica fondata a Roma nel lontano 1949. Avete voluto rendere omaggio e memoria a questo che è stato il più grande giocatore italiano, il più grande lanciatore italiano. Non solo abbiamo voluto tributare i giusti meriti a coloro che hanno fatto grande questo sport in Italia fino agli anni 60. Dal 46 al 1960 nasce e si sviluppa il baseball in Italia, che era superiore per popolarità anche rispetto al calcio. Poi nasce la Sisal e la gente è stata costretta in qualche modo a innamorarsi del calcio, che è diventato lo sport più popolare. Però lo sport dove siamo più medagliati è il baseball. Devo dire in premessa che questo libro nasce da un sogno che appartiene però a una realtà realmente vissuta. Volle il destino che io incontrassi Stefano Lesti e mi parlasse di un qualcosa di molto bello, pubblico, ma anche molto personale. Perché una certa signora Rosanna Marin, è da lì che è scaturita l'idea di mandare avanti un romanzo. È la figlia del grande Roberto Marin, intimo e forte e potente amico di Giulio Glorioso. Hanno vissuto una vita sportiva insieme fino a quando poi è successo un qualcosa per cui uno dei due ha abbandonato lo sport. Una storia che non è solamente immaginata a tutto tondo, ma nasce da un qualcosa che è avvenuto realmente. Poi è stato molto facile, girando un pochino per il mondo, andare a scoprire determinate località per vedere anche a livello internazionale quale sia stata la conduzione e la vita di questi due grandissimi giocatori, Giulio Glorioso e Roberto Marin. E sulle ali di quell'aquila che fa parte dello stemma della Lazio, abbiamo cominciato a volare, non solo con la fantasia. Un libro e quando sarà terminata l'emergenza Covid, anche uno spettacolo teatrale per celebrare un grande e plurititolato campione. Da Ostia per Canale 10, Alberto Tabì.